שלום לכם כדברי אוג'י מסשם שלם מסכת בבא קמא דף כ"ג. אולי נציאם עוד על הסקונדה ליגת הסוף. אמר רבא, קשיא לילה אביי אמנה דפיקולטה. הוא היכה, למאן דאמר אישו משום חיציו, שואל רבי יוחנן, טמון באש שפתח רחמנא, איך הם אשכחו לה? ולכוולי רג'וני, צ'וקי את שאלתו, אין ג'אמו נומוקיו די... di fieno, per esempio, e qualcuno bruciò il mucchio di fieno, è esente a pagare il danno di ciò che è nascosto dentro il mucchio. E secondo Abaye, lui capisce che solo l'opinione di Resh Lakish si armonizza con questo din, che ciò che è celato è patur, ma non din, non come disse Rav Yochanan. Poiché troviamo che vi sono alcuni dinim, che vi sono dei casi che uno causa un danno è esente, come per esempio Bor e Patur Michelim, se cadono gli utensili in una fossa, colui che scavò la fossa è esente dal pagare. Oppure troviamo che Shev e Regel sono esenti in Bishut Rabim, perciò anche in questo caso celato anche è esente. Però più vedremo più avanti in Daf Samech Alef Amud Bet, che i Chachamim dicono che ciò che è celato è esente, ciò si armonizza con ciò che disse Resh Lakish, poiché sicuro uno può dire che io non sapevo che c'era qualcosa nascosto, una cosa nascosta dentro la paglia, diciamo. Però secondo Rabbi Yochanan, che esh mishum chitzim, allora dovrebbe sì pagare, poiché mi è studiato che una persona è sempre colpevole, sempre chayav per pagare i danni, sia se era Shogeg, sia se era Anus. Vedremo più avanti da Kavav Amud Bet, che uno che causò un danno a causa di una forza maggiore anche deve pagare il danno. Perciò in questo caso, secondo ciò che disse Rabbi Yochanan, è più logico che dovrebbe pagare il danno di ciò che è celato, perché come abbiamo detto che in tutti i casi è colpevole, anche in caso di forza maggiore. E dice come la veniva lei, e Abaye spiegò, per spiegare questa domanda, che secondo Biocharan si tratta del caso che conosce una flat le calo tochazer, che nel cortile stesso, in quello cortile, ci fu un incendio. E c'era una barriera che era doveva normalmente impedire al fuoco di espandersi in un altro campo. Però una flagader, e questa barriera, questo muro cadde, non a causa di questo incendio, e questo fuoco si espanse e causò un danno in un altro cortile, un altro campo. E in questo caso non è considerato che lui causò che il fuoco si espanda, poiché da tam calo lechitzav, poiché in fin dei conti il muro avrebbe dovuto interrompere l'incendio. E non avrebbe tu. Normalmente il muro non avrebbe dovuto permettere al fuoco di espandersi nell'altro campo. Però siccome cade il muro, non si può dire che deve pagare il danno come uno che scoccò una freccia. E perciò
se il fuoco brucia qualcosa che era celato, in questo caso è esente. Chiamala Yahri, se è così, per quale ragione è esente solo per cose che sono celate? Dovrebbe essere esente anche per casi di cose che sono rivelate, cose che si vedono. Se c'era un muro, vediamo che era un caso che il fuoco avrebbe dovuto interrompersi lì e non avrebbe dovuto continuare nel prossimo campo. E perciò dovrebbe essere esente. Perciò dice Gemara, ella le mande itle mishum chitzav, itle lame mishum amono. Adesso la Gemara dice un grande chidush, che secondo Rabbi Yochanan, che disse isho mishum chitzav, lui è d'accordo anche alla logica Mishum Amonò. E perciò anche se cadde il muro e normalmente avremmo dovuto dire che non è responsabile per il danno, poiché il muro avrebbe dovuto interrompere il fuoco. Però comunque, siccome diciamo quello che Mechadesh Lagmara adesso, che Rabbi Yochanan è l'opinione che diciamo anche Mishum Amonò, allora per questa ragione deve pagare il danno, come se fosse un suo animale che avesse compiuto un danno. E perciò se c'era questa barriera che cadde non a causa del fuoco, perché se cade a causa del fuoco è evidente che sarebbe colpevole, dovrebbe pagare i danni del fuoco, che la Gemara dice chiaramente Shalom Hamadleka, non a causa del fuoco. E perciò avremmo potuto pensare che se questa barriera, questo muro cade non a causa del fuoco, che allora se diciamo che Mishum Chitzav, allora non dovrebbe pagare il danno. Però adesso che diciamo che questo grande chidush, che secondo Rabbi Yochanan è chayav anche Mishum Amonò, perciò in questo caso deve pagare il danno, ma non perciò che è nascosto, che è celato dentro la cosa che viene bruciata, solo ciò che si vede. Se dice Gemara, e per esempio che concialo le godra velogdara, che è colpevole, se avrebbe potuto fare in tempo di creare una separazione tra il fuoco e la proprietà del vicino affinché il fuoco non si espanda. Ma se non lo fece, allora è colpevole, è negligente, è colpevole, deve pagare il danno. E perciò è de'atam sholo velot tefach be'apeh, è come un caso che non chiuse la porta della stalla e lasciò il toro che vada fuori e danneggi. Però se non aveva tempo, non avrebbe potuto farlo, allora è esente dai danni. Chiamala, vichim echad demande itle mishum chitzav, itle name mishum amono, se ci sono questi due. Cioè, se Rabbi Yochanan dice che è colpevole sia per la ragione di Chitzave sia Mishum Mamonò, allora che differenza c'è? Mai benaim, che differenza c'è tra Rabbi Yochanan e Resh Lakish? Secondo Gemara, i che benaio le chavo arba dvarim. Che la differenza è che se diciamo che Mishum Chitzav allora deve pagare per le quattro cose, cioè se uno causa un danno al corporeo, una persona deve pagare le quattro cose, sappiamo già questo, l'ho studiato parecchie volte, e tranne a parte Nese, deve pagare Tsar Shevet Ripuy Boshet. Però secondo Resh Lakish, che dice che Mishum Mamonò, allora non deve pagare queste cose. E riguardo al caso del cane che rese la focaccia, dice Gemara, al Harar Mishalem, deve pagare il danno intero. Chiede Gemara, man chayav, chi deve pagare? Il padrone del cane o il padrone della focaccia? Risponde Gemara, Barachele, il padrone del cane deve pagare, poiché lui fu che prese la focaccia e la portò sulla paglia e appiccò il fuoco. Chiede Gemara, le chayav nami bal gachelet, e perché il padrone del carbone
cioè il padrone della focaccia, detto non è anche colpevole, poiché a fin dei conti permise al cane che si prenda questa focaccia. Risponde Gmorà, si tratta di Beshashimer Dechalto, che stava attento alla brace e pose attenzione. E accade comunque, perciò è una forza maggiore. Chiamala Ixishimer Gechalto, mai bai che levatam. Ma se fu attento e badò alla focaccia, allora il cane non sarebbe potuto giungere a afferrare questa focaccia. Allora com'è che accade comunque? Secondo Gmorà, Beshechatar, si tratta che il cane scavò un passaggio sotto la porta o sotto la barriera, qualsiasi maniera scavò e riuscì a entrare. Amar Meri Breder Afghana, Zoto Meret, ciò significa, bisogna dire che la Mishnah tratta del caso, che stando a Tol Chaturoten Tzelkelev, che in tutti i casi un cane potrebbe scavare e potrebbe giungere dentro e potrebbe fare un danno. E perciò è esente, perché se diciamo che un cane normalmente non può scavare, non può giungere, allora il padrone del cane avrebbe dovuto pagare il danno e Middin Keren, che è fuori dal comune. Chiamara, Dehala Echa, dov'è che il cane mangiò la focaccia? Ilema Dehala Vegadish di Alma, se diciamo che mangiò la focaccia sul mucchio di paglia e perciò la paglia si bruciò e non lo mangiò nel cortile del padrone della focaccia, cioè lo mangiò nel cortile del padrone della paglia, naturalmente. Allora, per quale ragione il padrone del cane deve pagare per la focaccia? Abbaina un bielus de acher, dovrei mangiarlo, e abbiamo detto che solo se lo mangia altrove e deve pagare il danno. Veleka, in questo caso, non lo mangiò in proprietà altrui. E risponde Gmorà, lo zecha, dachara begadish de bar harara. Si tratta che il cane mangiò la focaccia che è lo stesso padrone, il padrone della focaccia e il padrone della paglia è lo stesso padrone. E perciò il padrone del cane deve pagare per la focaccia. E ciò è solo se mangiò nel cortile del padrone della focaccia. E cioè solo se mangiò in questo cortile, ma se lo prese, se prese la focaccia dal cortile del padrone della focaccia, ciò non causa che sia colpevole, è colpevole solo se lo mangiò lì. E dice Gmorà, bisogna, si può dedurre da ciò che Dmei Parà, che la bocca della vacca stessa è considerata e come Hatzera Nizak, come il cortile del danneggiato. Facciamo da Hatzera Nizak Dami, come il cortile danneggiato, cioè colui che è il padrone della frutta che la vacca viene a mangiare lì. Di Hatzera Mazik Dami, perché se vuol dire che la bocca della vacca che mangia la frutta è considerata come il cortile del danneggiatore, per quale ragione nella nostra Mishnah il padrone del cane deve pagare per la focaccia? Lemale, il padrone del cane potrebbe dire al padrone della focaccia, mai baia riftach be puma di kalbai, cosa ci fa la tua focaccia nella bocca del mio cane?
che benché il cane mangiò la focaccia nel cortile del danneggiato, comunque il fatto che il cane mangiò la focaccia è considerato come la mangiò nel cortile del danneggiatore, poiché diciamo che la bocca appartiene al danneggiatore, perciò la bocca del cane è il cortile e appartiene al danneggiatore, perciò se è così allora perché dovrebbe pagare? Perché sappiamo che scende a pagare solo nel cortile del danneggiato e non del danneggiatore. Perciò bisogna dire che si trova nel cortile del danneggiato e anche la bocca dell'animale è considerata come cortile del danneggiato, poiché si trova nel cortile del danneggiato. Allora, in Chiagmarà, se è così, dei Bailo, gli studenti di Shiva chiesero Pipara Khasara Nisagdame o che Khasara Masigdame. Allora, per quale ragione gli studenti dell'Accademia chiesero una tale domanda, avrebbero dovuto sapere la risposta è evidente, non era inutile di chiedere questa domanda. Perciò, o si tratta che l'animale prese il cibo dal cortile del danneggiato e lo portò altrove, o che il danneggiato anche è in colpa. Chiagmarà, ve'yamart che chazera mazigdame, se diciamo che è la bocca della vacca è come il cortile del danneggiatore, allora se così scende chayav rachmana echi mashkachata. Allora, in quale caso un animale che mangia in un cortile di un danneggiato deve pagare il danno, come dice la Torah? Perché sempre allora diremo che la bocca dell'animale, la bocca del danneggiatore dovrebbe essere sempre esente. Risponde Gemara, Amar Rameri Bre de Rav Kahana, che go shenik hakha bekotel anata. Si tratta che l'animale si strofinò a un muro e il muro cadde, oppure che vetifa perot l'anata, oppure che si accovacciò su della frutta per il suo proprio l'anata per il proprio piacere, così come Shen che Shen è sempre per il proprio piacere, perciò sono simili e toladot di Shen e perciò di pagare il danno intero. Chiagmarà, matkir le marzutra, matkir la marzutra, marzutra chiede, e cioè obiettò, come si può dire che questi casi, che si strofinò oppure che si accovacciò sulla frutta, che sono casi di Shen, Vabba ina kasher ivarech angalal atumo, c'è scritto nella Torah che il dente distrusse completamente. Veleka, in questo caso non c'è una distruzione totale. Sia il muro che cade, cioè, i mattoni sono esistenti, e sia nel caso della frutta, comunque la frutta è ancora esistente, anche se fu danneggiata. Perciò risponde Gemara che si tratta, che disse Ravina Amar, si tratta di Shaf Tsalme, che cancellò, che c'erano disegni sul muro e l'animale strofinando sul muro cancellò questi disegni. E Ravashi disse, Amar, le passe persue che l'animale si arrotolò nel fango e quella frutta si cadde nel fango e perciò non è più, è come se fosse distrutta completamente. Non si può più togliere dal fango. Tashma, bestiato un'altra Mishnah, Maser Sanhedrin, che Shisavu et hakelev, Shisavu et hanachash, patur. Se un uomo aizzò un cane o un serpente con qualcuno e morse una persona,
esente dal danno, poiché non fece un danno direttamente. Yagmara, Manpatur, chi è esente? Mshese Patur, colui che aizzò l'animale è esente, mentre Khebal Kelev, mentre il padrone del cane o il padrone del serpente deve pagare. Via Marte, che Khatsera Vasil Dami, ma se vuol dire che la bocca dell'animale, come ho visto la bocca della vacca, è Khatsera Vasil, il cortile è la proprietà del danneggiatore. Allora per quale ragione in questo caso il padrone del cane o del serpente deve pagare danno? Lei ma lei, che la persona che fu morsa, mai bai yader, cioè il padrone dell'animale che dica alla persona che fu morsa, mai bai yadah bekume de kalbai, che fa la tua mano nella bocca del mio cane o del mio serpente? E perciò bisogna dire che il cortile, che la bocca dell'animale non è il cortile del danneggiatore. E dice Agmarà che potrebbe, sì, potrebbe dire che la bocca dell'animale può essere sì il cortile del danneggiatore. Ve'ema, e si può spiegare la Mishnah che non solo che il padrone dell'animale è esente, ma bensì patur afam shaseh, anche l'aizzatore anche esente. Come abbiamo detto che non solo il padrone del cane è esente dal pagare danno, ma bensì anche l'aizzatore. Vibaita è un'altra spiegazione, che si può spiegare che anche la bocca del cane è considerata come il cortile, la proprietà del danneggiatore. Ma bensì si tratta del caso che Dafkele Nivei Vesartè, che il cane espose i denti e graffiò e la persona gli fece un danno. Cioè, penso che quello che la Gemara vuole dire qui, che si tratta che i denti erano fuori della bocca, non erano completamente dentro la bocca, cioè non è che la persona e il cane mise e morse la mano della persona nella bocca del cane, ma bensì che i cani erano e i denti del cane erano all'infuori. Questo è come la dice Dafkei, che mise fuori i denti, cioè espose i denti, ma che non sono nella bocca, sono considerati all'infuori della bocca. Tashma gli porta una dimostrazione della Mishnah lì stessa. E Shechbo et Anachash, se afferrò, diciamo, una persona e prese il serpente e il serpente lo morse e quello morì, e Rabbi Yehuda dice che è colpevole, deve essere, è considerato proprio un omicidio. E perciò è colpevole e deve essere giustiziato. Chaimim potrei, mentre invece Chaimim dicono che no. Yamar Vacha Bar Yaakov, Chetitze Lomar, di Divrei Rabbi Yehuda, se vuoi spiegare quella disputa, secondo Rabbi Yehuda, Eras Nachash Ben Shinav Omed, il veleno di un serpente si trova tra i denti. Ulfichach Makish Vesaif, perciò colui che e come in questo caso, quando la persona prese la sua mano e causò che il serpente morda la mano direttamente, colui che uccise questa persona è considerato come un assassino e perciò deve essere giustiziato con la spada. Venachash patur, mentre invece il serpente è esente, è assolto dall'essere giustiziato per Schirà, poiché il serpente stesso non fece nulla, così dice la Biblia. Mentre invece il Re Chaim es nachat me'atzmom maki, che il veleno del serpente esce perché il serpente vuole che esca e lo fa
Intenzionalmente, cioè nel caso di Rabiuda, è vero l'opinione che il veleno sta tra i denti, perciò sta sempre tra i denti e non fa, il serpente non fa nulla perché il veleno sta lì. Mentre invece secondo Khamenei il serpente stesso ha intenzione di che il veleno entri nella vittima. Perciò, l'efficacia, perciò, Nachash Beskhira, perciò il serpente deve essere messo a morte. Mentre invece Makish Patur, la persona che causò, che afferrò la mano di quello e causò che il serpente lo morda, è assolto da essere giustiziato. E la ragione è perché quella persona non morì solo per l'azione della persona, ma anche per l'azione del serpente che ebbe anche intenzione di uccidere. Via Mart, Pippara, che Chasera Mazingami, se vuol dire che la bocca della vacca è considerata come proprietà del danneggiatore, allora per quale ragione, secondo Chachamim, il serpente deve essere messo a morte? Poiché il padrone serpente, Lemale, può dire alla persona che fu morsa, mai bai adarbe puma dechivai. Cosa fa la tua mano nella bocca del mio serpente? Vuol dire che se lui dice così, vuol dire che la bocca del serpente è considerata come proprietà privata e non come proprietà privata del serpente. Ma il Gemara dice che veramente no, si può dire invece che la bocca della vacca o del serpente è considerata come proprietà del danneggiatore. Ma qui, Liangtala Lomrino, questo è un caso diverso. Nel caso della vacca che mangia dipende dal caso, che se la bocca della vacca è considerata come proprietà del danneggiatore oppure no, è un caso diverso dal caso del serpente che morde qualcuno. Nel caso di qualcuno che morde non consideriamo poiché anche se diciamo che la bocca del serpente è considerata proprietà del danneggiatore, comunque il serpente non si salva, poiché solo ciò abbiamo detto che se è proprietà privata, che un danno fatto in proprietà privata, questo è solo riguardo a un danno monetario, quando come una vacca che entra in proprietà altrui che mangia, ma non un caso di qualcuno che morse, un serpente che morse e causò la morte di una persona. E perciò si può continuare a sostenere che la bocca della vacca è proprietà del danneggiatore. Chiagmara e Uminat Temra, da dove sappiamo, da dove possiamo dire che il fatto che colui che danneggiò, che fece un danno monetario, solo in questo caso diciamo è proprietà del danneggiatore, e non nel caso di una morte, da dove sappiamo ciò? Rispondo qua di Tania, perché abbiamo studiato che colui che entrò in una proprietà, in una casa, senza permesso, e fu unicaho shorosh barabait, e il toro del padrone di casa lo incornò, e quella persona morì, umet, allora il toro deve essere lapidato. Uvalim Torim Minakofer, i padroni sono esenti a pagare la penalità. E la questione è, Uvalim Torim Minakofer, ma per quale ragione i padroni sono esenti a pagare la penalità, il kofer? Poiché, da Marlei, poiché il padrone di casa può dire quello lì, Bishuti Mabait, cosa fai nella mia proprietà? Sei entrato senza permesso. E
Sharonami, lei mi ha vissuto, cosa hai fatto nella mia proprietà? Cosa hai fatto? Perché sei entrato nella mia proprietà senza permesso? E perciò, per quale ragione il toro deve essere lapidato? Anche si potrebbe dire che il toro dice la stessa cosa, cosa fai nella mia proprietà? Perciò diciamo che è là che le nectar all'ombrino, perciò vediamo che nel caso che qualcuno che fu ucciso, non diciamo che Hazar Amazik. Accade un caso che hanno usi de Vei Tarbo, che delle capre appartenenti alla famiglia chiamata Tarbo, devo mafse del Rav Yosef, che entravano nel cortile di Rav Yosef e danneggiavano il suo cortile. Amar lei, Abai, disse Rav Yosef, Abai, zil ema leule maraio delizneinu, che siano attenti, che custodiscano queste capre, che non causino un danno nella mia proprietà. Amarlei disse Abai a Rabbi Yosef, Amai esil, per quale ragione mi manda lei che devo andare io? Di asilna, perché se io andrò, loro diranno Amri lei, dormar dera barei, che lei faccia è un recinto. E perché lei non chiude la sua proprietà, lascia la proprietà aperta, e perciò l'obbligo è suo di fare un recinto. Yadmaram, Vigadar, e se avesse fatto un recinto, scende Chayav Rachmana, Echi Mashkachala. Allora, in quale caso un animale che entrò in una proprietà di un altro e mangiò lì, in quale caso dovrebbe pagare il danno? Poiché solo se entrò in proprietà altrui deve pagare il danno. E perciò, e se non era, se la proprietà non è recintata, allora non dovrei pagare il danno. Ma se c'era un recinto, l'animale non poteva entrare comunque. Allora come può accadere un caso che un animale deve pagare un danno avendo mangiato in proprietà altrui? Sponde Gemara, fece Khatra, che l'animale scavò sotto al recinto e passò. Oppure in ave de nafil guda belelia, oppure che il recinto cadde durante la notte e il padrone del terreno e del recinto non si rese conto alla sua ciò accadde alla sua insaputa e non seppe che il recinto cadde. E in questo caso il padrone animale che entrò lì e mangiò lì deve pagare il danno. Machis Rav Yosef annunciò Vitema Rabba, oppure forse altri dicono che Rabba annunciò, di Sarkin Leila, che coloro che vanno da Babilonia a Eretz Israel, Udenachti le Tachta, e coloro che vanno da Eretz Israel verso Babilonia, che sappino, Ana Isi di Shuka, che le capre appartenenti a e a dei macellai che li portano lì del giorno del mercato, che a quei tempi c'erano qualche, diciamo, un giorno a settimana, forse una volta al mese, portavano gli animali al macello e gli animali aspettavano lì per essere macellati. E intanto queste capre entravano nei campi e mangiavano un mafsede, dei mafsede che entravano nei campi della gente e mangiavano nei campi altrui. Perciò in questo caso Matrina al Bemaraio tre utlate esime, li avvertiamo, li avvisiamo due o tre volte che custodiscano i propri animali. Itzayat, se ci danno ascolto, ci danno e ubbidiscono, Zayet, allora va bene. Vilo, se non ci danno retta, allora Amarin lei diciamo a questi macellai, Tiv Amasachtu, Amasachta, cioè siediti nel posto di coloro che Shohatim, cioè lo obblighiamo di scannare questi animali subito, Vekabel Zuzah, e prendi il valore di quello che valgono, cioè questi macellai aspettano che giunga il giorno del mercato, non vogliono
ammazzare questi animali, perché allora non c'erano frigoriferi e congelatori. E adesso che li obblighiamo di scannare questi animali, loro rimangono in questa casa, devono aspettare finché sarà il giorno di mercato e ci possono perdere. Ma noi li paghiamo adesso e il valore che verrà, comunque vengono pagati adesso il valore di ciò che dovranno ricevere durante il giorno di mercato. E perciò in fin dei conti questi macellai non ci rimettono, perché vengono pagati. Si vede che coloro che li obbligano, i rabbini, ci rimettono. Comunque si tratta che cercano di distribuirlo tra la gente che si può vendere, si tratta che si può vendere questa carne e durante questi giorni che precedono il giorno del mercato, perché sennò non farebbero. E penso terminiamo qui, perché adesso comincia una nuova Mishnah, un nuovo caso. E grazie per l'ascolto.